La sicurezza di sistemi e reti è tornata ad essere un tema di grande attualità. Negli ultimi 12 mesi, ben prima che nascessero i timori per possibili attacchi di cyberwar di matrice internazionale, molte aziende hanno subito delle violazioni dei propri sistemi, incorrendo in richieste di riscatto, sottrazioni, divulgazione dei dati, scoprendo di aver inconsapevolmente contribuito alla diffusione di malware e di attacchi di denial of service. Un'ondata che ha investito l'Europa a partire dall'11 maggio scorso, rendendo indisponibili per ora i siti istituzionali importanti del Senato, del Ministero della Difesa, dell'ACI e di altri enti. Malgrado gli investimenti nei moderni tool di sicurezza, molti attacchi riescono comunque ad attraversare le difese, senza che nessuno se ne accorga. E un problema che deriva dalla difficoltà di rilevare questi attacchi nello stadio iniziale, prima che creino danno. Affrontiamo l'argomento con Marco Bavazzano, che è il CEO di Axitea, una società partner di sicurezza di grandi e piccole aziende italiane. A Marco chiediamo: perché tanti attacchi hanno oggi successo? Tanti attacchi hanno oggi successo e come dicevi tu prima, anche nei confronti delle aziende che hanno fatto investimenti importanti in tecnologia, perché per due motivi fondamentali. Il primo è che l'investimento in tecnologia non è sufficiente a proteggersi, bisogna poi integrare, diciamo, la tecnologia in un insieme di processi e procedure operative che rendano poi il sistema davvero resiliente rispetto agli attacchi. E la seconda cosa è che secondo me oggi si è investito molto in tecnologie appunto di prevenzione, di protezione dall'efficacia di un'intrusione, ma pochissimo in quello che è l'attività oggi più rilevante, che sarebbe il monitoraggio e la rilevazione tempestiva dell'insorgere di un attacco. Io riesco ad essere efficace nei confronti di un attacco se rilevo tempestivamente le azioni preliminari condotte da un attaccante nei confronti del mio sistema informativo. Quali sono le false certezze che fanno sentire le aziende al sicuro senza che lo siano realmente? La falsa certezza deriva probabilmente dal fatto che comunque gli investimenti in tecnologia ci sono stati, no? Quindi io ho partecipato a qualche seminario meraviglioso di vendor, eccetera, che mi hanno convinto del fatto che il loro prodotto è quello che risolve tutti i miei problemi di cybersicurezza. L'ho comprato, ho fatto un investimento importante, da ciò deriva, diciamo, la convinzione di aver fatto il compito giusto. Ma come ho detto prima, la tecnologia è solo un elemento di un puzzle che è molto più complesso da comporre. Cosa si deve fare per rilevare le intrusioni e quindi prevenire gli attacchi in modo efficace? Bisogna, come dicevo prima, spostare un po' il focus anche sul monitoraggio e la rilevazione tempestiva degli eventi. Noi sappiamo molto bene, che dall'anatomia di attacchi che hanno avuto successo, che le intrusioni da parte degli attaccanti avvengono settimane, anche mesi prima rispetto a quando poi si manifestano davvero gli effetti dell'attacco. E lì le aziende sono molto carenti, cioè in quel tempo che trascorre tra il primo tentativo di intrusione, le prime azioni e poi l'effettivo insorgere dell'attacco, sostanzialmente le aziende non hanno quei mezzi, quegli strumenti, quelle capacità, quei processi che gli permettono sostanzialmente di rilevare le azioni preparatorie dell'attaccante. Invece quello diventa fondamentale per poterlo contrastare. La security mette alla prova le tecnologie, l'organizzazione, le competenze delle aziende. Qual è il valore dei servizi gestiti in questo contesto? Ma il valore dei servizi di sicurezza gestiti è molto molto alto per quelle aziende che non hanno le possibilità economiche, la capacità, la competenza, eccetera, necessaria per strutturare un sistema di governo della sicurezza efficace. E questo, voglio dire, è fondamentale per tutte. Però ci sono aziende grandi che hanno la possibilità di poterlo fare internamente, altre aziende che non hanno proprio questa capacità, anche economica, organizzativa, eccetera, perché sappiamo è molto complesso e poi molto spesso è molto estraneo a quello che è il core business dell'azienda.
Ecco che lì allora la scelta strategica diventa quella di scegliere sul mercato un security provider come Axitea che sia in grado poi di vestire su misura un servizio di sicurezza. E quando dico vestire su misura intendo dire avere la capacità del security provider di personalizzare anche quelle che sono le procedure operative di sicurezza sulla base di quello che è il modello di business del cliente, le sue esigenze operative, eccetera, e che quindi sostanzialmente sia in grado anche di mettere a valore quell'investimento in tecnologia che magari l'azienda ha fatto in precedenza, ma che senza la mancanza della gestione dei processi di cui abbiamo parlato all'inizio sono vanificati.